Alla vigilia della stagione 2006-2007, Francesco Totti è un campione del mondo celebrato. Per sua scelta accantona l'esperienza della nazionale e si concentra solo sulla sua Roma. L'avvio nel ruolo di unica punta degli schemi di Spalletti non è facile. La prima rete arriva solo alla settima giornata all'Olimpico contro il Chievo. Lo cercava, lo inseguiva, lo aspettava, quel gol atteso in campionato per più di 8 mesi. Oggi Francesco Totti ha interrotto il lungo digiuno che durava da febbraio e, come sempre, ha dedicato l'esultanza al figlio Christian. Il secondo centro la giornata successiva nel deludente 2-2 con l'Ascoli. Spettacolare e di grande valore per la classifica, la prima doppietta stagionale, rifilata al Milan a San Siro. Lui lo merita perché ha dato tutto a questa Roma e è merito suo perché è troppo grande, è numero uno, diciamo, dai. Al di là del gol è tornato ad essere un giocatore qual era prima degli infortuni, ecco. Ha il movimento giusto, ha la forza nelle gambe giuste, ha la concretezza giusta e sicuramente un campione ritrovato. Il quinto gol arriva alla 12ª giornata nell'inusuale 7-0 sul Catania. Un'altra giornata a sostegno della squadra, a correre, a sacrificarsi e a inventare. Il capitano gioca per la squadra e a metà del secondo tempo mette il suo sigillo sulla partita con una bomba dal limite. La giornata successiva la Roma espugna Marassi e Totti è grande protagonista con la seconda doppietta stagionale. De Rossi ruba palla a metà campo e la regala a Totti, che blocca quota 289 i minuti di imbattibilità della Samp in casa. Seconda doppietta dopo quella di San Siro, un gol per il quale non ci sono parole ma soltanto immagini ed emozioni. Io lo lascio commentare a tutti gli operatori che avevo lì vicino, cioè l'ho lasciato e sono d'accordo con loro perché tutti hanno detto mamma mia. Ti dedico questi due gol, soprattutto uno a Platini e uno a Materessa. Perché in particolare loro due? Almeno così ogni tanto vengono a vedere le partite da Roma e non parlano a sproposito. Alla 14ª giornata, Totti raggiunge Riganò in vetta alla classifica cannonieri, grazie a due rigori che valgono il successo sull'Atalanta. Due calci di rigore da rimonte per il capitano, la fine di una serie nera. Non era semplice andare al dischetto dopo tre errori li ha fatti. Una giornata di sosta e il capitano giallorosso mette sul piatto la quarta doppietta stagionale, che spegne le velleità del Palermo. Trasforma per il 2-0 Francesco Totti, gol numero 10 in campionato, da questo momento diventa il capocannoniere del torneo. Poi c'è questo tentativo di pallonetto di Totti, la deviazione di Biava, ma diamo il gol al capitano della Roma per il 4-0. Il 12esimo gol la giornata successiva contro il Torino è un autentico colpo di fortuna. Mancini, deviazione di Totti ed è rete. 38esimo, Torino 0, Roma 1, e 12esimo gol in campionato di Totti. Attenzione, deviazione con il gluteo destro. Alla 20esima giornata, Totti va ancora a segno, raccogliendo il cross di Willemson da attaccante puro e raggiungendo Chiesa a quota 138. Il 14esimo gol alla 23esima giornata contro il Parma. Da stasera con 139 reti, il capitano è il miglior marcatore italiano in attività, semplicemente unico. Francesco è sempre, sempre unico, ma bisogna fare gli elogi, come ripeto, sempre a tutta la squadra, che gli consente di esprimersi al meglio. La quinta doppietta stagionale alla 26esima giornata contro il Chievo. Passano pochi secondi, infatti, e la Roma accorcia le distanze. Segna Totti, minuto 34, di testa. E poi pareggia controllando al limite e infilando l'estremo difensore Clivens. La sesta doppietta stagionale, due giornate dopo, nel 3-1 che stende l'Udinese. Prima segnando finalmente dal dischetto e poi con uno stacco di testa da grande attaccante. Tre giornate di stop e alla 32esima Totti torna a segnare e ancora una volta mette a segno una doppietta. Così ci vuole un'invenzione di Totti per dare la stura alla partita. Il 2-0, che arriva grazie a un tocco morbido rasoterra di Totti, festeggiato come la fine di un incubo. Il 18 aprile, nel recupero della 22esima giornata, la Roma si toglie una bella soddisfazione con l'Inter ed espugna San Siro con un eloquente 3-1.
Totti realizza il gol del 2-1 e sale a quota 21. Il 22esimo gol alla 35esima giornata al Barbera di Palermo con una punizione bomba da 35 metri. Alla penultima giornata, con i giochi per lo scudetto già chiusi da tempo, la Roma cade a Cagliari. Ma Totti riesce comunque a migliorare la sua classifica con l'ottava doppietta stagionale. E il 200esimo gol in carriera arriva puntuale a 5 minuti dalla fine. In campionato il capitano sale a quota 24 ed è virtualmente re dei bomber. La squadra lavora per lui, si fa il mazzo per lui e quindi è giusto che se vince la squadra, se vince Francesco Totti la scarpa d'oro, gli si dà anche un po' di merito alla squadra, perché sempre gli si dà merito solo a lui. La nona e ultima doppietta all'ultima giornata nel pirotecnico 4-3 con il Messina, già retrocesso. In ballo c'è anche il titolo di miglior cannoniere europeo e il duello a distanza è con il madridista Van Nistelrooy. Totti si fa parare un rigore dall'esordiente Cesaretti, ma riesce comunque a raggiungere quota 26 e a conquistare anche la scarpa d'oro. Riconoscimento al miglior cannoniere d'Europa. Servivano due gol come minimo. Diagonale forte e preciso, 1-1. Passano 11 minuti e la rete arriva facile facile, 3-2 Roma. Doppietta annunciata che consente a Totti di mettere le mani sulla scarpa d'oro. Van Nistelrooy permettendo. Il cupone è diventato grande e nella prima stagione in cui si improvvisa prima punta si laurea capocannoniere grazie a 9 doppiette. E nonostante 6 errori dal dischetto, riesce a primeggiare anche a livello europeo. Un talento immenso al servizio della Roma. Francesco Totti è il sogno di ogni allenatore. Totti, probabilmente anche vostro che lo guardate.